sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero, cambia il cuore mio, che sia come te. Pace a te, siamo contenti di essere insieme, perciò vogliamo insieme lodare, benedire e glorificare Dio. Anche stasera siamo qui per condividere la parola del Signore, così secondo lo Spirito Santo ci dà da esprimere. Ogni pastore ha un pensiero che ha chiesto a Dio per lo Spirito Santo e tutti alla fine, messi insieme, servono per dei pezzettini che noi captiamo, mangiamo, ci nutriamo e ci parlano. Tutta la parola di Dio è divinamente ispirata e perciò ogni porzione, così facendo, in queste quattro porzioni che insieme abbiamo, che condividiamo, è come avere un pranzo al sacco, dove tutti i fratelli mettono sul tavolo ed ogni pezzo di quel mangiare buono, così ogni pezzo di quello che insieme condividiamo serve per la nostra crescita spirituale. Grazie a Dio che ci dà questo tempo disponibile di poterlo fare, perché ti voglio dire una cosa, ascolta, siamo negli ultimi tempi. Il ritorno del Signore, ascoltami bene, è più vicino di quanto noi possiamo pensare. Abbiamo una fotocopia di tutte le notizie di ogni giorno che esattamente dicono quello che dice il Vangelo, che il ritorno del Signore è più vicino di quanto tu personalmente puoi pensare. Guarda un po' le notizie intorno al mondo
e poi leggi il Vangelo, le referenze che ci sono riguardo agli ultimi tempi e ti accorgi che proprio combaciano in un modo esatto, non ci possiamo sbagliare, perché Dio parla nella sua parola e Lui è il regista della storia e perciò Dio che sa la fine fin dal principio ha già scritto tutto quel che sta succedendo. Fratelli, prepariamoci, manteniamoci più vicini al Signore e nutriamoci della sua parola e della comunione con lo Spirito Santo. Ebbene, io non mi voglio prolungare, voglio salutare i fratelli che già sono insieme con noi, li voglio salutare come ho salutato voi, così insieme continuiamo a fare quello che il Signore ci ha ordinato, di predicare l'Evangelo, portare la parola, seminare senza perderci in parole inutili. Passami i fratelli, così li salutiamo e poi proseguiamo. Alleluia. Pace a te e pace a te. Siete solo due. Due più il Signore siamo la maggioranza. Tre con il Signore siamo la maggioranza. Ma guardate, siamo quanti bastano per fare una chiesa. Due o tre, siamo una chiesa, gloria al Signore. E cosa è la chiesa di Gesù Cristo? Ancora di più c'è qualcosa, non perché siamo così, perché io sono in mezzo a voi, dice il Signore, questo è il succo di quello che voglio dire. Fratello Tommaso, fratello Gabriele, Dio vi benedica, spero che mi sentite, sì. Ci sentiamo, sì, sì, abbiamo una buona connessione. Allora vogliamo adesso mettere una connessione con il cielo. Preghiamo insieme. E voglio chiedere al fratello Tommaso che ci guida in preghiera e poi ti prendi quel tempo che hai bisogno per esporre quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Mi senti? Sì, grazie pastore. Grazie al Signore, grazie. Andiamo avanti insieme, di pari sentimento. Preghiamo, alleluia. Signore, Padre, è meraviglioso stare con te, Signore, come abbiamo detto, riuniti nel nome di Gesù, abbiamo la certezza della tua presenza, della tua vita, fresca, ancora meravigliosa, potente, che ci abilita a poter ministrare la tua parola con franchezza, con semplicità e con efficacia, Signore. E ti chiediamo, Padre, per ogni persona che ci sta vedendo, ci sta ascoltando, che tu parli alla loro vita, Signore, alla nostra vita, per i bisogni che ci sono, Signore. Tu ci conosci più di qualunque altra persona. E quindi tu sai qual è la parola giusta, al momento giusto, per la nostra situazione. Ti supplichiamo, Spirito Santo, nel nome di Gesù, guidaci, Signore, affinché ogni nostra parola sia guidata da te, Signore, e possa produrre quell'effetto per la quale tu l'hai mandata, Signore, di edificare, di consolare, di incoraggiare, Signore, di guidare, di rivelare, di parlare chiaramente, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore perché abbiamo questa certezza che tu sei in noi e tu parli e opera attraverso di noi per l'edificazione della tua Chiesa. Grazie nel nome potente di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. E allora pace a tutti voi, gloria a Dio, cari fratelli, sorelle, amici che ci state seguendo. Stasera e Dio mi ha messo in cuore di condividere un brano della vita di Gesù, perché lui è sempre il nostro punto di riferimento. E parleremo della guarigione del paralitico di Betesda. E Betesda era una piscina, dove, come andremo a leggere direttamente dalle Sacre Scritture, c'erano tanti malati che aspettavano di poter essere guariti, ma la situazione era veramente disperata. Andiamo a leggere direttamente dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, iniziamo dal verso 1. Gloria a Dio. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dal verso 1, dice così, è scritto: dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, e paralitici, i quali
aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono: chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Gloria a Dio, gloria a Dio, è bellissimo. Gesù è colui che ha guarito, è colui che guarisce e continua a guarire. Gloria a Dio, perché la parola di Dio è eterna, la parola di Dio è meravigliosa. Gloria a Dio. Ma andiamoci con ordine, così ci facciamo un pochino il Signore. E il versetto 1 inizia proprio con questo, che ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. E ora, alcune versioni portano la festa, per dire che è la festa per eccellenza dei giudei, che sarebbe la Pasqua. Alcuni non mettono l'articolo, quindi la cosa è un po' indeterminata. Ma noi non è questo quello che a noi interessa, ma ci interessa concentrarci su questa guarigione miracolosa, meravigliosa di Gesù. Questo avviene a Gerusalemme. C'è scritto che vicino alla porta delle pecore, perché come sapete Gerusalemme era circondata da mura e a certe distanze c'era la porta delle pecore. Se voi vi ricordate, quando Neemia ricostruì le mura di Gerusalemme, si parla appunto della porta delle pecore. Accanto a questa porta c'era una piscina. Una piscina che era formata da due vasche, che in ebraico è Betesda. E in ebraico questo Betesda vuol dire casa di misericordia, perché il termine Bet in ebraico vuol dire casa, quindi c'è ad esempio Betania, Betsaida e tanti altri. Quando c'è Bet vuol dire che è casa, gloria a Dio. E quindi questo vuol dire casa di misericordia, ma come andremo a vedere portava soltanto il nome, ma non è rimasto più niente, perché questo ci parla che a volte in persone, ma anche comunità o altri movimenti, e quando non c'è la grazia del Signore, non c'è più un movimento dello Spirito Santo, rimangono i titoli, ma non rimane, non c'è più niente. E quindi quella che doveva essere questa piscina, casa di misericordia, in realtà era diventata una situazione di disperazione. Fino a quando non arriva Gesù. E stasera Dio ti vuole dare proprio questo messaggio di speranza, di vita, di incoraggiamento, perché dove umanamente non c'è più niente da fare, dove la misericordia si è trasformata in disperazione, interviene Gesù e dà una nuova realtà, dà un nuovo inizio, dà una nuova speranza, dà una nuova opportunità. Grazie Gesù. E allora, dopo aver fatto questo quadro, c'erano lì cinque portici, e sotto questi portici, guarda, c'è scritto, giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché? Ora, non tutti condividono questo, però se è scritto nella Bibbia noi l'accettiamo. Alcuni pensano che sia un'aggiunta posteriore, alcuni dicono che è un'osservazione. Comunque sia, c'è scritto che c'erano questi malati che aspettavano lì un momento particolare, improvviso, in estemporanea, scendeva un angelo dal cielo, agitava quest'acqua di questa piscina e il primo che vi scendeva era guarito. Ora, sarà vero, perché se non c'era questa speranza non ci sarebbero tutta questa massa di malati che stavano lì a aspettare quel determinato momento che senza nessun preavviso succedeva di tempo in tempo. Quindi il fatto deve essere veramente reale. Ma andiamo, concentriamoci su quest'uomo. Quest'uomo ci ha scritto che era infermo da 38 anni.
una vita. Ora non sappiamo se questo è fermo, come è successo per il paralitico lì della, voi sapete, davanti a Porta Bella del Tempio, che è stato guarito dal Signore attraverso Pietro e Giovanni, ma sicuramente 38 anni sono tanti anni. Gli anni che, dopo tante tentative, dopo tante speranze, dopo tanto aspettare, arriva completamente all'esperazione. Infatti, quando Gesù si avvicina a questo, mi disse: vuoi tu essere guarito? E lui disse: ma io non ho nessuno. Io non ho nessuno. Perché quando io cerco di andare in questa piscina, un altro vi arriva prima di me, magari ha un problema alla mano, un problema a un occhio, un problema, e corre, si butta nella piscina quando è agitata e ci arriva prima di me. Io ho fatto tanti tentativi, ci ho provato in tanti modi, ho sperato in tante occasioni, ma ormai per me non c'è più niente da fare, anche perché gli anni passano e la situazione peggiora. Ora, io penso che qualcuno che ci sta ascoltando si trova pure in queste condizioni, chissà quante volte hai sperato, hai desiderato, hai avuto aspettative, hai sperato, ma poi non è successo niente. E allora non succede niente fino a quando non interviene Gesù. Perché quando poi interviene Gesù, le cose cambiano, gloria a Dio. E guardate che bello questo, perché è importantissimo e dobbiamo veramente dare dei chiarimenti importanti. C'è scritto che Gesù, vedendolo di stesso, quindi questo poveretto era paralitico, era paralizzato, era o paraplegico o tetraplegico, cioè questo era, e lì non è che c'era un assistente, c'era soltanto un povero disperato, abbandonato, perché dice: io non ho nessuno. E mentre meditavo questa parte, qualcuno che ci sta ascoltando oppure ha detto nel suo cuore, l'ha detto con la sua bocca, l'ha detto a qualche: io non ho più nessuno. Ascoltami con attenzione, Dio vuole parlare al tuo cuore. Tu che hai detto non ho più nessuno, sappi una cosa, che c'è qualcuno che è sempre con te. Qualcuno che ha detto che anche se tuo padre o tua madre ti avessero abbandonato, io non ti abbandonerò mai. Gesù che ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, gloria a Dio. Quindi ascoltami, se tu vieni da questa condizione di disperazione, di abbandono, di delusione e di fallimento, benissimo, questa è l'occasione che Gesù ti rivolge la sua parola, e se tu la ricevi con fede, Gesù, quello che ha fatto 2000 anni fa, è potente da farlo ancora oggi, perché te lo voglio ricordare, la Bibbia ci dice che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Gesù non cambia mai. E come lui operava 2000 anni fa, ancora a guarire, a liberare, a sanare, gloria a Dio, nel corpo, nell'anima, gloria a Dio. Quindi voglio incoraggiarti, se tu hai fatto questa esperienza di solitudine, di abbandono, di rigetto, di disprezzo, c'è un ciò che era perduto, abbandonato e disprezzato. Gesù è venuto proprio per te. Ho questa buona notizia, questo evangelo di Gesù per te, gloria, che Gesù sta cercando proprio quelli che sono abbandonati. E infatti, vedendo lui stesso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, ascolta, io sono un essere umano, sono limitatissimo, ma c'è Gesù che sa chi sei, da quanto tempo tu sei in una condizione che sembra che non ci sia soluzione. Ti voglio dire questo da parte del Signore, io sono un portavoce, ma Gesù ti sta dicendo che lui sa da quanto tempo soffri, sa da quanto tempo stai aspettando. Quest'uomo da 38 anni, una vita, ma gloria a Dio, quando arriva Gesù, arriva la svolta, arriva la soluzione, arriva la speranza, arriva la guarigione, arriva la salvezza, gloria a Dio. È quello che l'uomo non si aspettava più, perché quando Gesù gli dice: vuoi tu essere guarito? Lui ancora pensava: ma io non ho nessuno. Cioè, gli ha parlato di tutti i suoi fallimenti, di tutte le sue incapacità. Ascolta, Gesù le sa i tuoi limiti, Gesù le conosce i tuoi fallimenti, Gesù le conosce le tue delusioni, ma è importante non tanto sapere quello che tu hai attraversato, è importante sapere chi è Gesù. Lui è l'Onnipotente, lui è colui che ti ama, Gesù è colui che ha dato la vita per te,
Gesù è colui che ha vinto la morte, ha vinto il diavolo, ha vinto il mondo, ha portato le malattie, ha portato le maledizioni, ha portato ogni dolore per dare nella sua meravigliosa redenzione vita, speranza, guarigione, benedizione ad ogni che tu metti fede in lui. Gloria a Dio. E Gesù gli dice infatti a questo, quando questo uomo gli racconta, ma io non ho nessuno che mi prende, non ho nessuno che qualcuno ci arriva prima di me e tu ti senti magari sempre scartato, ti senti sempre disprezzato, ti senti messo da parte, ti senti, come si dice, la pecora nera della famiglia, ti senti il fallito, ti sembra che gli altri riescono e tu invece non ci riesci mai. Gesù sta cercando proprio te. Stasera Dio ha messo questa parola proprio per gli ultimi, proprio per quelli che hanno più bisogno, perché Gesù ama proprio gli ultimi, gloria a Dio. E qui gli fa una domanda meravigliosa: vuoi tu essere guarito? A volte noi abbiamo l'idea che la guarigione a Gesù gliela dobbiamo quasi strappare, come se lui non ci volesse guarire e noi lo dobbiamo convincere e gli dobbiamo rubare quella guarigione, quella benedizione. Non è così. Ascoltami attentamente, caro, cara che ci stai ascoltando. Gesù ti dice, lui prende l'iniziativa nel suo amore. Ma questo ci parla della storia di tutta l'umanità. La Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E Gesù è venuto, lui pure che era la parte offesa, che noi avevamo peccato contro di lui, avevamo bestemmiato contro di lui, ma lui ha preso l'iniziativa ed è venuto a cercarci, gloria a Dio. Ma non solo a cercarci in senso generale, ma a cercare te, a cercare me, a cercare ognuno di noi, gloria a Dio. E stasera ti dice, vuoi tu essere guarito? È per grazia. Non ci sono meriti. Non ci sono sforzi umani, non ci sono opere umane, non c'è niente che tu possa fare per meritare la grazia di Dio. La grazia, proprio per definizione, è una cosa che non soltanto non meritiamo, ma anzi, malgrado i nostri sbagli, malgrado i nostri errori, malgrado i nostri fallimenti, Gesù, che è la grazia di Dio che si è fatto uomo, ti viene a dire: vuoi tu essere guarito? Ma prima ti domanda, la più importante che Gesù ti fa è: ma vuoi tu essere salvato? Perché ascoltate, quando qui si parla di tutti questi uomini malati, paralizzati, ciechi, zoppi, sta parlando di quella che è tutta la moralmente. La Bibbia dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Siamo morti nei falli e nei peccati senza la grazia di Dio. Ma Gesù è venuto, gloria a Dio, e continua a visitare ogni persona che confida in Lui, che ha grandemente bisogno, e ti dice: vuoi tu essere salvato? Tu puoi dire: ma io non ho fatto opere buone, io non merito niente, io sono come quel ladrone sulla croce che ho soltanto fatto del male. Benissimo, basta che tu credi in Gesù, che la cosa difficile, la cosa impossibile per noi, l'ha fatta lui, caro fratello, cara sorella, caro telespettatore che ci stai seguendo. La cosa che era impossibile a me, era impossibile a te, l'ha fatta Gesù nel suo infinito amore. E ora lui ha pagato e ti offre gratuitamente, ti offre amorevolmente, ti offre per grazia questa opportunità. Vuoi tu essere salvato? Il Salvatore è Gesù. La Bibbia dice che chi crede in lui è passato dalla morte alla vita. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Col cuore si crede e con la bocca si fa confessione per essere salvato. E quindi chi riceve Gesù, Gesù l'ha detto: io sto alla porta e busso. Chi apre, io entrerò e cenerò con lui. E stasera Gesù vuole entrare nel tuo cuore. Se tu non hai mai fatto la preghiera di salvezza, se tu non hai mai accettato Gesù nel tuo cuore come Salvatore, il Signore, stasera basta che tu lo inviti. Lui stesso ti dice: io voglio entrare, io ti voglio salvare. E nel momento in cui tu riconosci Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, lui ti perdona, ti salva e ti dà la vita eterna. Gloria a Dio. Ma altri si dice: non si è fermato di guarire, non c'è nessuna parte della scrittura che dice che Gesù ha smesso di guarire. Gesù continua a guarire, anzi, negli ultimi tempi queste cose avverranno con più potenza, con più gloria, per testimoniare. È potente, gloria a Dio. E quindi non soltanto guarigione fisica, guarigione nell'anima, ma come dicevo, salvezza. Ma anche, ti voglio dire questo, per una situazione tua familiare, sento questo forte, chissà da
situazione familiare che è diventata insostenibile, ti senti solo, ti senti abbandonato, ti senti tradito, ti senti deluso. Ascolta, l'unica soluzione, ascoltami attentamente, l'unica soluzione è Gesù. Invoca Gesù a dire: Signore, intervieni nella mia vita, intervieni nella mia situazione, intervieni nella mia circostanza familiare, e lui sarà ben felice di operare. Gloria a Dio. Ma sapete, il sabato era, come Dio l'aveva stabilito fin dalla creazione, era un giorno di riposo, il vero riposo. E Gesù ha detto: io sono il Signore del sabato, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi darò il riposo. In ebreo c'è scritto che chi crede in lui entra nel riposo. E se tu vuoi che la tua anima, il tuo cuore, la tua vita, la tua mente trovino pace, serenità, esclusivamente in Cristo Gesù. Gloria a Dio, gloria a Dio. E ora voglio aprire una parentesi perché alcuni detrattori della Bibbia, voi sapete, ci sono sempre quelli che criticano la Bibbia, accusano Gesù e via dicendo, e vanno cercando sempre motivi di incertezze o di contraddizioni. Su questa frase mi sono sentito dire da più persone, e ho letto pure, ma perché di tutti questi malati che c'erano, uno solo è stato guarito? Che misericordia è? Che giustizia è? Come a uno lo guarisce e tutti gli altri sono rimasti malati? Non so se magari telespettatori, fratelli, se ne siete sentiti fare questa domanda. Benissimo. Come sempre, tutte le risposte sono nella parola di Dio, perché Dio non ci lascia nell'incertezza, Dio non ci lascia per avere un'idea confusa su di Lui e sulla sua volontà. Voglio dire questo chiaramente, sempre, tutte le risposte sono nella parola di Dio. Allora, Gesù perché si è indirizzato verso questo? Perché Gesù inizia sempre dagli ultimi. Gesù inizia sempre dai più bisognosi, e Gesù ha visto che questo era il più disperato, era il più abbandonato, era il più solo. Magari qualcun altro aveva qualche parente che lo assistiva, aveva qualche possibilità di correre, aveva qualche possibilità di forza, di speranza, ma questo era completamente disperato e abbandonato. E Gesù inizia dagli ultimi. Gesù inizia da quelli che hanno più bisogno. Ecco perché ha guarito quest'uomo. Ma andiamo a tutti gli altri che non sono stati guariti, perché noi è giusto che diamo anche delle risposte a quelli che ci fanno delle domande, con amore, con rispetto, ma alla luce della parola di Dio noi certamente possiamo dare delle risposte. Voi sapete, Gesù è la primizia, Gesù spiana la strada, Gesù apre la porta, ma poi noi come ministri, noi come chiesa, noi come fratelli, come sorelle, poi dobbiamo continuare il ministero di Gesù, dobbiamo continuare l'opera di Gesù, perché noi siamo il corpo di Cristo che oggi si muove sulla terra, gloria a Dio. Voi sapete, 2000 anni fa Gesù era presente e con un corpo fisico, oggi è alla destra del Padre, ma sulla terra c'è ancora un corpo, il corpo di Cristo che è la Chiesa. Noi siamo i piedi di Gesù, noi siamo le mani di Gesù, noi siamo la bocca di Gesù, gloria a Dio. Per cui la Bibbia ci dice, voglio leggerlo prima questo versetto perché è bellissimo, gloria a Dio, e lo andiamo a leggere, che è in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, il verso 12. Guardate, così possiamo dare anche spiegazione. Questo è Gesù che parla. In verità vi dico, gloria a Dio, che sta sottolineando una verità importante. Chi è con il ministero terreno di Gesù, tutto si è morte, resurrezione e ascensione alla destra del Padre, dove lui è lì che intercede, grazie a Dio per noi. Però ci ha fatto una promessa, ci dice che chi crede in lui, quindi gloria a Dio, questa è per esperienza di salvezza in Gesù, qui ci dice che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Quindi questa è una promessa meravigliosa, fratelli, sorelle, cari nel Signore. Fa le stesse opere, anzi dice,
ne farà di più grandi di questi, più grandi, megala, più grandi, più potenti. Perché? E ce lo dice pure il perché, ce lo spiega. Perché io vado al Padre. E nel Vangelo di Giovanni 14, 15 e 16, Gesù quando dice io vado al Padre, è chiaro che sta dicendo io vado al Padre e manderò a voi il Consolatore. Quindi noi Chiesa di Dio, noi credenti in Gesù, noi ministri di Dio, ripieni di Spirito Santo, noi possiamo continuare il ministero di Gesù. Abbiamo il diritto dovere di continuare il ministero di Gesù. Quindi Gesù ha iniziato, Gesù ha fatto le primizie, ma poi attraverso la sua Chiesa lui continua a salvare, lui continua a guarire, lui continua a liberare. E allora qualcuno dirà, ma tutti questi uomini zoppi, ciechi, paralitici che sono rimasti là, quando sono stati guariti? E la Bibbia ce lo dice, andiamo a leggere, lo sentiamo subito a tutti questa... In Atti capitolo 5, guardate che bella, è meravigliosa la parola di Dio. Alle risposte a tutti quelli che vogliono ascoltare col cuore. Atti 5, i versi da 14 a 16. Gloria a Dio. E dice così. Sta parlando dell'inizio della storia della Chiesa in Gerusalemme. E, gloria a Dio, così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti. Quindi è la cosa più importante, che le persone siano salvate. Moltitudine di uomini e donne. Tanto che portavano i malati nelle piazze. Li mettevano su letti e giaciglie, perché quando Pietro passava almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Guardate che bellissimo il verso 16, soffermiamoci con attenzione. Anche la folla delle città intorno a, non solo a Gerusalemme, ma attorno a Gerusalemme, cosa faceva? Accorreva a Gerusalemme portando i malati e persone che erano tormentate da spiriti immondi, e sottolineiamo, non alcuni, non qualcuno, non uno sì o uno no, ma tutti erano guariti. Ora ci mettiamo, chi pure? Quegli malati che erano sotto la, i portici della piscina di Betesda, anche quelli nell'era dell'Apostolo Pietro, Giovanni, e guariti, gloria. Ecco, vedete che la Bibbia si spiega con... Quindi Gesù non è che ha guarito uno per disprezzare gli altri, trascurare gli altri. No, Gesù ha aperto la strada, Gesù è stato il pioniere a dimostrare che lui è l'Onnipotente e che in Gesù e nel nome di Gesù c'è guarigione, dove le persone pensano che c'è solo malattia e morte. Con Gesù c'è speranza, dove per gli altri c'è disperazione. Con Gesù c'è vita, dove per gli altri c'è morte. Per Gesù c'è speranza e futuro, dove per gli altri c'è soltanto buio e incertezza, gloria a Dio. Ma poi lui ci ha mandato lo Spirito Santo per continuare il suo ministero, per continuare a fare non solo le opere che lui faceva, ma farete opere più grandi. C'è scritto che qui Pietro camminava, non era sforzo di Pietro, non era abilità di Pietro, non era capacità di Pietro, non era virtù di Pietro, ma era quella potenza di Spirito Santo che Dio aveva messo nella vita di Pietro, che c'è scritto che portavano tutti gli ammalati di Gerusalemme, ma non solo di Gerusalemme, ma anche delle contrade, ed erano tutti guariti. Tutti guariti. Il che vuol dire che nell'era apostolica a Gerusalemme ammalati. Gli apostoli hanno fatto fallire gli ospedali. I medici, gli infermieri erano tutti disoccupati. Perché? Perché gloria a Dio. Dio manifestava la sua gloria, la sua potenza. E guardate, per chi ha conoscenza della storia dei risvegli, quando ci sono stati grandi risvegli, vi accenno per esempio il risveglio in Galles, con Evans, tra i minatori. Benissimo, lì in Galles c'era una situazione immorale, terribile, di alcolizzati, di prostituzione, di corruzione. Quando si convertivano sotto l'unzione dello Spirito Santo, benissimo, le case di appuntamento chiudevano, i cinema chiudevano, dove vendevano, perché tutti si convertivano e avevano una vita sana e guarita e benedetta. Nel risveglio di Azusa Street a Los Angeles c'è scritto che portavano malati da tutte le parti, e tutti quelli in ambulanza, moribondi,
senza più speranza, li portavano lì e venivano guariti. Gloria a Dio. Ecco, uno quindi, voglio andare verso la conclusione, gloria a Dio. Uno, Gesù non fa disparità. Gesù non aiuta una persona a discapito di un altro. Gesù ha iniziato, ci ha dato il modello, ci ha dato l'esempio, ci ha dato uno stile sovrannaturale di camminare in maniera potente affinché le persone siano guarite. Poi gli apostoli hanno continuato, gloria a Dio. E noi, Chiesa di Dio, fratello, se dobbiamo avere il desiderio, è la preghiera, è la fede di dire che questo Dio lo può fare ancora ora, cari fratelli e sorelle. Crediamoci con tutto il cuore, crediamoci con tutta la nostra vita, perché come vi ho detto, Gesù non manca per Gesù. Gesù è potente da guarire qualsiasi persona da qualsiasi malattia, gloria a Dio. Basta mettere fede in Gesù. La Bibbia dice niente è impossibile a chi crede. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Ed è questa speranza che ti voglio dare, gloria a Dio. E voglio concludere come dicevo, poi Gesù avvisa questo uomo ex paralizzato, ora guarito, lo va a incontrare nel tempio e gli dice: ascoltami, tu sei stato guarito, ma non peccare più, che non ti accada di peggio. Ora, il rapporto tra peccato, malattia, mancanza di guarigione è un argomento abbastanza complesso che qualche altra volta potremo affrontarlo se Dio vuole. Ma voglio dirvi questo. Il peccato in alcuni casi può determinare la malattia. Il peccato può impedire la guarigione. E Gesù avvisa questo uomo e gli dice: non peccare più, che peggio non ti accada. Ora non è che il primo peccato che questo commetteva avrebbe perso la guarigione, altrimenti non c'è neanche bisogno di guarirlo perché gira e rigira in un modo o nell'altro, sbagliamo. Ma si riferiva a quel tipo di peccato che aveva determinato quella malattia. Per cui, ascoltatemi, Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è potente da guarire qualunque persona da qualunque malattia, ma dobbiamo, come dire, sgombrare il campo, dobbiamo togliere, per quanto ci riguarda, qualunque impedimento, che sia peccato, che sia rancore, che sia odio, che siano cose che sappiamo che non vanno nella nostra vita, ce le dobbiamo sbarazzare, liberare, per permettere liberamente a Gesù di manifestare la sua gloria. E questa è la gioia della parola di Dio di questa sera con ognuno di voi. Gloria a Dio. Io voglio salutarvi nell'amore del Signore e con questa esortazione, con questa parola che viene dal cuore di Dio. Vuoi tu essere guarito? Gesù è potente da farlo. Ma soprattutto, vuoi tu essere salvato? Il prezzo è stato pagato. È il prezzo che Gesù ha pagato per il tuo riscatto, per tu essere salvato, perdonato e guarito. Quindi sappi che le porte della grazia per te sono aperte. Non manca per Gesù. Basta che tu ti cari nel Signore, vi saluto, ringrazio il pastore Cataldo di questa opportunità. Dio benedica anche i ministri che seguiranno, tutti quelli che stanno ascoltando e seguiranno. Dio vi benedica grandemente. Dio, e vedremo la gloria di Dio. Dio vi benedica grandemente. Pace, grazie, grazie fratello Tommaso, Dio ti benedica tanto tanto e alla prossima, Dio piacendo. Adesso abbiamo il fratello Baldari che aveva chiesto di fare il secondo perché ha degli impegni poi. Fratello Baldari, ci sei? Vediamo, Caro, fatemelo sono venire qui. avanti, pace a te. Mi Pace, senti? caro. Ci Io ti sento, sentiamo? tu mi senti? Ci sentiamo, sì, grazie al Signore. Vai Bene. tranquillo, avanti, se ci vuoi introdurre in preghiera per pregare per Certo. noi, per quelli che sono a casa, tante sorelle, fratelli che dicono prega per me, prega per me. Abbiamo l'occasione, sorelle, dovunque ti trovi, fratello, dovunque ti trovi. Questa volta non di dire pregate per me, ma di pregare insieme. Ci vogliamo Insieme. accodare insieme al fratello che ci presenta al Signore e noi ci mettiamo insieme. Allora non diremo più prega per me solamente, ma preghiamo anche noi personalmente, perché nessuno può pregare così forte come tu che hai bisogno. Lo sai, sorella, quando ti fa male qualcosa, la preghiera è più
è più densa, qualche volta è liquida proprio perché ci sono le lacrime dentro. Perciò mettiamoci insieme al fratello che ci presenta al trono della grazia di Dio e noi andiamo insieme con lui in spirito per cercare la faccia di Dio, l'intervento di Dio. Amen. Che opera in nostro favore ora mentre siamo insieme nella sua presenza. Amen. Grazie Pastore Petrone per questa meravigliosa opportunità e io credo che, così come tu hai detto, la preghiera è fondamentale per permettere a Dio di intervenire nelle nostre vite, nelle nostre situazioni. Per questo motivo è nata anche la Rete Nazionale di Intercessione, che raccoglie qualche migliaio di intercessori, per i quali giriamo preghiere, soprattutto le preghiere per motivi gravi. Quindi preghiamo. Padre, grazie Signore per questo momento di preghiera. Grazie perché nella preghiera siamo tutti uniti insieme a Gesù per mezzo dello Spirito Santo. E vediamo insieme alla tua presenza davanti al trono della tua grazia per chiedere a te di venire incontro ai bisogni di coloro che in questo momento stanno bussando alla porta del tuo cuore con le loro preghiere, con le loro suppliche, che stanno, Signore, piangendo, che si stanno in qualche modo chiedendo come risolvere i loro problemi. Sii tu la loro soluzione, Signore. Vieni incontro a ogni bisogno secondo la tua immensa ricchezza in gloria in Cristo Gesù. Fa in modo, Signore, che per le piaghe di Gesù, per quelle piaghe che Gesù ha dovuto subire, per quel sangue che Gesù ha dovuto versare, per quel corpo che è stato martoriato, Signore, tutte le opere di tenebre, le malattie, le infermità siano guarite nel nome di Gesù Cristo, Signore. Amen. Che tu possa manifestare la tua grazia, che tu possa manifestare il tuo potere, che tu possa manifestare, Signore, la potenza del nome di Gesù che è stato manifestato per distruggere le opere di Satana, affinché tutti quelli che in questo momento stanno pregando, stanno confidando in te, ricevono risposta alle loro preghiere, ricevono l'esaudimento alle loro suppliche, Signore, perché molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Noi sappiamo che quando preghiamo gli uni per gli altri, Signore, tu sei gioioso, sei contento e sei in grado di risolvere ogni nostro problema, Signore. Ti ringraziamo per questo, Padre, perché possiamo confidare in te, nelle tue promesse, nella tua fedeltà, nella tua parola, Signore, e nell'opera di redenzione meravigliosa che Gesù Cristo ha compiuto per noi, e pertanto ti siamo grati, diamo a te la lode e la gloria, e ti ringraziamo per tutte le preghiere esaudite, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Saluto tutti i cari conservi, ciao Gabriele. Bene, vorrei parlare stasera di un argomento che ritengo sia molto importante, a me sta molto a cuore, e questo argomento ha a che fare con la comunione. Chiaramente non mi riferisco alla prima comunione in senso cattolico, ma alla comunione che ha una vasta applicazione, molto più vasta di quella che potremmo in qualche modo comprendere con la nostra mente, ma grazie allo Spirito Santo possiamo avere delle rivelazioni che ci aiutano a comprendere la vastità dell'applicazione di questo termine, che dal greco ha un significato molto più profondo, molto più ampio di quello che noi possiamo comprendere nel nostro linguaggio originale, cioè l'italiano. Intanto vorrei dirvi che il primo livello di responsabilità, io ritengo che il primo livello di responsabilità di ogni credente sia quello di avere comunione. Comunione a tre livelli, ma io ritengo che i primi e più importanti livelli di comunione per ogni singolo figlio di Dio siano: numero uno, avere comunione con Dio, ovvero comunione con il Padre, comunione con il Figlio, comunione con lo Spirito Santo. Numero due, avere comunione con la parola di Dio, ovvero trascorrere del tempo qualitativo meditando, studiando, leggendo la parola di Dio. E numero tre, avere anche comunione con i figli di Dio, con i santi di Dio, ovvero trascorrere del tempo qualitativo con tutti quelli che appartengono alla famiglia di Dio e che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle.
Quelle che dico stasera sono cose che di solito insegno nelle classi di studio delle chiese che io pasturo, di cui sono responsabile. Quindi sono cose fondamentali, ragazzi. E io sono perfettamente d'accordo con quello che il pastore che mi ha preceduto ha detto prima, e anche io in diverse occasioni ho parlato del potere di Dio, del risveglio, della guarigione. Del fatto che Dio desidera guarire tutti, però a volte ci perdiamo nelle piccole cose, nelle cose semplici che fanno la differenza. E quindi ritengo che noi dobbiamo porre il fondamento sul quale costruire. E il fondamento sono le cose fondamentali, le cose basilari, che poi permettono a noi e a Dio di poter costruire, di edificare per arrivare a livelli molto più alti. Ma se manca il fondamento, il giusto non può fare molto. Quindi il giusto, anche se giustificato, anche se lavato col sangue di Gesù, per poter edificare ha bisogno di un fondamento stabile. Noi sappiamo che il fondamento è Cristo, il fondamento è la sua parola. Perché la parola di Dio è un fondamento stabile sul quale noi possiamo edificare il nostro presente, il nostro futuro, ma credo che ci sono delle responsabilità di base che ogni singolo cristiano deve acquisire, valorizzare e mettere in pratica. Quindi, numero uno, la prima responsabilità è la nostra personale comunione con Dio attraverso la preghiera. Preghiera di lode, preghiera di adorazione, preghiere di petizione, preghiere di ascolto, preghiere di stare semplicemente alla sua presenza. Comunque un modo attraverso il quale noi trascorriamo del tempo qualitativo alla presenza di Dio, come dice Matteo 6, che ci chiudiamo nella nostra cameretta e lì trascorriamo del tempo alla presenza di Dio. E Dio che desidera questo non mancherà di ricompensarci del tempo che noi trascorriamo alla sua presenza. Io credo che il più alto livello di relazione con Dio sia la comunione personale. Credo che il desiderio più ampio, più alto del cuore di Dio sia quello di avere una relazione con ognuno dei suoi figli basata sulla comunione. Poi vedremo meglio questo termine comunione, che cosa vuol dire. Quindi la prima acquisizione di responsabilità che deve essere mantenuta costantemente nel tempo da ogni singolo figlio di Dio è trascorrere tempo qualitativo alla presenza di Dio o in comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Numero due, oltre alla preghiera, il secondo livello di responsabilità di ogni singolo figlio di Dio, che non va assolutamente trascurato, anzi, più vado avanti nel mio rapporto con Dio, più vado avanti nella mia esperienza cristiana, più mi rendo conto dell'importanza del nutrirsi della parola di Dio, perché quello è il nutrimento attraverso il quale Dio ci fortifica nella grazia, nella conoscenza, nella fede, eccetera, eccetera. Quindi il secondo livello di responsabilità per ogni singolo figlio di Dio è trascorrere del tempo qualitativo con la parola di Dio, ovvero leggere la Bibbia, studiare la Bibbia, meditare la Bibbia. Sono tre cose diverse che ci aiutano ad essere uomini e donne di Dio, formati da Dio, di nulla mancanti, per poter veramente fare la differenza in questa generazione, essendo figli di luce. E il terzo livello, non ultimo e non meno importante, ma comunque un livello di responsabilità per ogni singolo figlio di Dio, anch'esso che deve essere costantemente mantenuto, ovvero applicato, realizzato, è il trascorrere del tempo qualitativo con i figli di Dio, con i santi del Signore, con la famiglia del Signore. Questo chiaramente in primo luogo in chiesa, nel luogo dove i figli di Dio si radunano assieme, ovvero laddove possiamo ottenere nutrimento, possiamo essere alla presenza di Dio attraverso la lode, i canti, il ringraziamento, le preghiere, ma anche la comunione che si può avere in maniera informale, una comunione anche all'interno di quelli che
riescono, credo, nell'organizzazione delle cellule familiari, le case di pace, ma anche avere del tempo per uscire insieme, per mangiarsi una pizza, per discutere, ma anche e soprattutto per poter pregare gli uni per gli altri. Io credo che una parte importante dell'efficacia della preghiera sia quando due persone, due fratelli, due sorelle o più fratelli e più sorelle si conoscono, si vogliono bene, si amano fra di loro e sono interessati al bene reciproco. Quindi, se io amo quella persona, se sono interessato al bene di quella persona, quando pregherò per i bisogni di quella persona, lo farò con una fede, con un trasporto, con una profondità maggiore. Perché? Perché quella persona mi sta a cuore. E io credo che la relazione tra fratelli, la relazione tra figli di Dio, sia stata un po' trascurata, sia stata un po' sottovalutata, sia stata un po' sminuita dal fatto che viviamo in una generazione molto frenetica, in una generazione dove non c'è mai il tempo di fare nulla, il lavoro assorbe tutto il nostro tempo, magari c'è anche un doppio lavoro, magari lavorano marito e moglie, eccetera, eccetera, quindi non c'è mai il tempo per fare nulla, mentre invece noi dovremmo essere in grado di manifestare una violenza spirituale nel recuperare il tempo in modo tale da realizzare, da mettere in pratica queste responsabilità a livello singolo figlio dovrebbe. Quindi tempo speciale, un tempo qualitativo passato alla presenza di Dio mediante la preghiera, un tempo speciale e qualitativo trascorso con la parola di Dio attraverso la meditazione e un tempo speciale trascorso insieme, in comunione insieme ai fratelli e alle sorelle, in modo tale non solo da poter mangiare insieme, parlare, ma soprattutto imparare ad amarsi, imparare a servirsi e imparare a pregare, a sostenerci gli uni con gli altri. Questo è il senso della comunità. Oggi purtroppo viviamo, ripeto, in una stagione molto frenetica dove si preferisce fare il culto online. Ora io non ho nulla contro i culti online, sono una benedizione, grazie a Dio per queste tecnologie che sono state messe a nostra disposizione e che noi possiamo usare, possiamo usufruirne soprattutto in tempi particolari, come per esempio i mesi che abbiamo trascorso in lockdown a causa del Covid-19. Ricordo che durante questi tempi di lockdown abbiamo avuto la possibilità di imparare a usare Zoom e altri sistemi per poter fare in modo che come fratelli, come sorelle, come parte della stessa chiesa o anche di più chiese avessimo la possibilità di guardarci faccia a faccia in questo schermo e pregare assieme. Abbiamo avuto riunioni di preghiere di ore, tanto nessuno poteva uscire da casa. Qual era l'esigenza? Stare assieme e pregare. Quindi abbiamo avuto riunioni con 60, 70, 80 ministri che pregavano assieme. Sono passate 4-5 ore di preghiera assieme, di edificazione e in connessione contemporaneamente c'erano a volte 4.000, a volte 5.000, a volte 8.000 credenti che, grazie sempre al lockdown, potevano avere questa possibilità di trascorrere del tempo qualitativo assieme. Ma credo che sia importante questa tecnologia non impedisca la comunione, non impedisca che i fratelli e le sorelle si possano comunque, in maniera contestuale, riunire insieme. Ripeto, sia in chiesa durante i culti ufficiali, sia nelle case, sia in maniera informale, sia per divertirsi un po', mangiare una pizza, ma soprattutto per pregare e imparare a sostenerci gli uni con gli altri, perché nulla può sostituire la comunione fraterna, ok? Altrimenti Dio non ci avrebbe ordinato di non abbandonare la nostra comune radunanza, come alcuni purtroppo invece, non avendone compreso l'importanza, la trascurano. Bene, cominciamo. Atti capitolo 2, versetti dal 41 al 47, possiamo trovare con l'aiuto della regia la conferma a quello che stiamo dicendo. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono circa 3.000 persone.
Ed erano perseveranti, fate attenzione a questo termine, perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, così come ha detto il nostro caro pastore prima. Andiamo avanti. Avevano ogni cosa in comune. Ah, tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà, i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Ultimo verso dice: lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Guardate, questo modello è meraviglioso. A causa dell'applicazione di questo modello che abbiamo letto dai versi 41 al verso 47, Dio era in grado di aggiungere ogni giorno nuove persone salvate alla Chiesa. Wow, meraviglioso. Quindi noi abbiamo molto da imparare dai modelli biblici. Anzi, poi se avremo tempo, il Signore in questi versi, dal 41 fino alla fine, mi ha mostrato 12 modelli, 12 punti importanti che formano un modello biblico da poter attuare per permettere a Dio di benedire. Bene, andiamo per gradi. Numero uno, erano tutti perseveranti. Termine perseverante significa e denota una continua fermezza nel prestare attenzione o cura a qualcosa. Una continua fermezza nel prestare attenzione o cura a qualcosa. Cioè non era qualcosa che veniva fatto in maniera superficiale. Quando dice che questi cari erano tutti perseveranti nel fare le cose che abbiamo letto, significa che loro le facevano non in maniera superficiale, non trascurandola, ma lo facevano con una continua fermezza nel prestare attenzione a che cosa? Alle cose che gli apostoli dicevano e insegnavano. Loro erano fermi nel prestare una continua attenzione all'insegnamento degli apostoli, alla preghiera e allo stare insieme prendendo la cena del Signore, avendo comunione. Quindi erano insieme nel seguire gli insegnamenti, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nella preghiera. Queste erano quattro caratteristiche fondamentali della Chiesa neotestamentale, cioè erano perseveranti nell'apprendere dagli apostoli, erano sempre perseveranti nella comunione fraterna, erano sempre perseveranti nel rompere il pane, quindi celebrare la cena del Signore, anche questo è un valore aggiunto che non bisogna trascurare, ed erano sempre perseveranti nel pregare assieme. Purtroppo oggi la preghiera è uno degli argomenti più predicato, ma meno praticato. Io sono contento e sono grato al pastore, oltre che a Dio, al pastore Cataldo per questi rally di preghiera che lui ogni tanto organizza. Prima del Covid, anche noi come rete nazionale avevamo molti impegni di preghiera, però comunque la preghiera deve essere valorizzata, deve essere in qualche modo in maniera più massiccia praticata. Numero due, seguire l'insegnamento dei ministri unti di Dio, seguivano gli insegnamenti degli apostoli. Il termine originale greco per insegnamento è didasco, dal quale viene il didattico, cioè istruire fornendo specifiche informazioni su ogni soggetto contenuto nella parola di Dio. Lo ripeto. Istruire fornendo specifiche informazioni su ogni singolo soggetto contenuto nella parola di Dio. Quanti argomenti sono contenuti nella parola di Dio? Tantissimi. Grazie a Dio, tantissimi. Possiamo cominciare dalla lettera A e finire alla lettera Z e avremo diversi argomenti per ognuna di queste lettere. A come amore,
F come fede, G come grazia, Gesù, gioia, E come evangelizzazione, eccetera, eccetera. Quindi gli apostoli insegnavano su questi argomenti biblici, mentre coloro che partecipavano alle riunioni avevano questa fermezza nell'ascoltare, nel perseverare in ciò che gli apostoli insegnavano. Oggi invece io noto una certa superficialità, non tutti hanno questo amore profondo, questa devozione nei riguardi della parola di Dio, di questi argomenti, per esempio studiare la fede, studiare la grazia, ma non studiarla in maniera superficiale, studiarla in maniera da approfondire l'argomento, studiare l'unzione, studiare lo Spirito Santo, la sua personalità, i suoi attributi, le sue caratteristiche, studiare la vita di Gesù, studiare la vita dei santi apostoli, studiare tutti questi argomenti che possono fare in modo che noi, pian pianino, un passo dopo l'altro, possiamo migliorare nella comprensione dei testi, nella fede, nella conoscenza, fino ad arrivare magari a raggiungere più o meno la perfetta statura di Cristo. Ma se non mettiamo il fondamento, cari, non possiamo edificare nulla. E il fondamento dice, sì, con questi tre ingredienti: trascorrere tempo qualitativo con Dio, la sua presenza, trascorrere tempo qualitativo con la parola di Dio, trascorrere tempo qualitativo in comunione con i figli di Dio. Numero tre, arriviamo a questo termine finalmente, comunione, che dal greco è koinonia, che ha diversi importanti significati. Numero uno, koinonia significa relazione basata su un'intima amicizia. Relazione basata su un'intima amicizia. Infatti Gesù disse: io non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. Ecco, Gesù desidera stabilire, realizzare, ottenere questo tipo di relazione con i suoi, questo tipo di coinonia, che è una relazione basata su un'intima amicizia, come quella che Dio aveva con Abramo, al punto tale da far sì che Abramo venisse conosciuto come l'amico di Dio. Che bello avere Dio per amico. Dice: dimmi con chi te la fai, io ti dirò chi sei. A volte il valore, la grandezza di un uomo si valuta dalle sue amicizie. E qual è l'amicizia migliore di quella di Gesù? Qual è l'amicizia migliore di essere amico di Dio? E Dio, per poter essere amico di Abramo e far sì che Abramo fosse amico suo, dovette intervenire con un patto di sangue indissolubile ed eterno, mediante il quale sancire questa unione, questa amicizia, questa forte amicizia che permetteva a Dio di essere l'Iddio di Abramo e della sua progenie. Numero due, collaborazione. Koinonia significa anche collaborazione o addirittura fare affari insieme, essere associati nel fare gli affari. Dio vuole essere associato a noi, alle nostre vite, ma vuole che noi siamo associati a Lui, nel senso di mettere il suo regno, i suoi interessi, i suoi propositi al primo posto. Perciò Gesù disse: voi farete le mie stesse opere, ma anzi ne farete anche di maggiori, perché essendo associati agli interessi di Dio, facciamo le sue stesse opere. Numero tre, comunione. Avere ogni cosa in comune. Sapete, uno dei segni caratteristici di due persone, due famiglie, due tribù che entrano in un patto di sangue è che dal momento in cui hanno contratto il patto, tutto quello che è di proprietà dell'uno diventa anche proprietà dell'altro, appunto tale che i beni vengono condivisi. È come quando due persone si sposano e si sposano in un regime di comunione dei beni. Dio ha voluto metterci in grado di condividere, di avere comunione con Lui e con i beni che Lui ha messo a nostra disposizione, e quindi vuole che anche noi possiamo mettere a disposizione sua. È uno scambio reciproco: tutto quello che era nostro, che era mio, diventa suo,
e tutto quello che è suo diventa mio in questo scambio, in questa comunione reciproca. Numero 4, condivisione. Numero 5, contribuzione, noi contribuiamo. Numero 6, presenza, intimità. In questo termine coinonia è implicato questo meraviglioso senso dell'intimità con Dio. E numero 7, questo è quello che... No, numero 7 è comunicazione, cioè comunicare con Dio, lasciare che anche Dio comunichi con noi in modo tale che ci possa presentare i suoi propositi. E infine... Il termine che mi piace di più è partecipazione. Wow, partecipazione. Dio ci permette di partecipare delle sue opere. Dio ci permette di partecipare dei benefici che Cristo ha realizzato per noi mediante la sua crocifissione, morte, sepoltura e resurrezione. Dio ci permette di avere la possibilità di partecipare delle sue ricchezze in gloria, della sua autorità, del suo potere, come quando Dio permise ad Abramo di poter intercedere per le città di Sodoma e di Gomorra, interferendo con le intenzioni originali di Dio. Questo crea un precedente sul quale noi possiamo essere autorizzati a pregare per le salvezza, per la salvezza di intere città. Perché? Perché Dio vuole che noi partecipiamo attivamente delle sue opere. Perciò ci ha scelto, perciò ci ha unto, perciò ci ha chiamati, perciò ci sta formando affinché noi possiamo partecipare insieme allo Spirito Santo alla realizzazione dei propositi redentivi che Dio ha per uomini, famiglie, città e intere nazioni. Partecipare, partecipare di quelle che sono le opere meravigliose. Ognuno di noi, quando è nato un ben preciso disegno divino, una volontà divina. Dio ci ha corredato di un progetto meraviglioso ed eterno. Sta a noi scoprire questo progetto meraviglioso che Dio ha per noi, questi propositi che ha preparato fin dalla fondazione del mondo affinché li possiamo realizzare per la gloria di Dio. Ecco, quindi concludendo. Ribadisco, comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, comunione con la parola trascorrendo tempo qualitativo e trascorrendo tempo qualitativo con i figli di Dio in modo tale da poter aiutarci, sostenerci, pregare gli uni per gli altri. La prossima volta vedremo meglio il senso della comunione un po' più estesa. Per stasera vi ringrazio. Volevo solo dirvi che io ho scritto un libretto che si chiama Il fattore comunione, proprio per aiutare i credenti a capire che Dio ci ha creato come esseri compatibili e in grado di socializzare, anche di superare le offese, di andare oltre i conflitti e fare in modo che possiamo essere un aiuto gli uni per gli altri. Questo è un libretto di, credo, 64 pagine, però è tascabile, piccolino, costa 5 euro. Chiunque lo vuole lo può ordinare a me attraverso l'email rni@outlook.it. Se non avete soldi, sono ben contento di potervelo regalare. Dio vi benedica. Grazie, Pastore Petrone. Grazie a te, Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacente, non ci fermiamo perché è tempo di seminare, perché chi semina raccoglie. Gloria sia resa a Dio. Amen. Pace e passiamo al prossimo fratello che è il fratello Gabriele. Fratello Gabriele, tu sei dall'altra parte. Passamelo avanti così ci vediamo. Pace a te. Pace, Dio ti pace. benedica e allora vai avanti tu e ci presenti al Signore, soprattutto perché abbiamo bisogno di pregare con quelle persone che hanno bisogno di pregare. Non ci dobbiamo dimenticare quante telefonate riceviamo per la preghiera. Perciò questa è un'occasione, sorella, che sei a casa, alzati in piedi quando preghiamo e mettiti col cuore a pregare insieme con ognuno di noi che prega. La preghiera non serve per guardare come preghiamo, perché non impariamo a pregare. La preghiera serve per pregare e tu devi pregare dall'altra parte. È il momento di cominciare a chiudere gli occhi e
e da insistere presso Dio per i tuoi bisogni, che mano a mano cominci ad imparare come farlo e poi lo fai da te, e quando cominci a farlo con tutto il cuore non senti più il bisogno che gli altri preghino per te, senti la forza di combattere il buon combattimento della fede, perché si allenano i tuoi muscoli spirituali. Allora cerchi da tutte le parti come poter combattere in prima persona, e man mano che cresci, quando il diavolo ti incontra per strada, deve cambiare lui strada, perché dice: questo non ragiona molto, ti vede come un pazzo quando non sei dalla sua parte, e perciò ti lascia andare, e tu continui a avere poi vittoria su vittoria con il Signore Gesù Cristo. Andiamo insieme. Amen. Lasciati guidare dallo Spirito Santo, e tu che sei a casa mettiti insieme con noi senza indugio, chiudi gli occhi, apri il cuore e segui quello che il fratello dice al Signore per te e per me. Insieme diciamo: sì Signore, alleluia. Amen, amen. Signore, questo è il momento dove tu devi intervenire, dove noi apriamo il nostro cuore, mettiamo in azione la nostra fede, ma tu intervieni, Signore. Quello che tu, i fratelli che mi hanno preceduto, esattamente quello. Signore, noi mettiamo la fede. Ieri sera ho parlato di fede, Signore, ho parlato a te di fede, e ho detto che è indispensabile la fede di chi prega e di chi vorrebbe o vuole ricevere. Signore, in questo momento mettiamo insieme la nostra fede, noi da questa parte dello schermo e tutti gli altri, pronti, attenti a quello che tu vuoi fare. Signore, tu non sei un Dio particolare, bipolare, che dice una cosa e ne fa un'altra. No, 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 no. Per i tuoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione, Signore. Per quel tuo sangue abbiamo ricevuto liberazione dalla depressione. Per il tuo cuore che batte per noi in questo momento, noi siamo più che vincitori, Signore. E io ti ringrazio, perché non sono chiacchiere, non sono concetti, non sono idee, non sono filosofie, non sono mode religiose, ma tu sei veramente all'ascolto di chi invoca il tuo nome. Signore, noi possiamo fino a un certo punto, ma da quel momento, quando chiunque chiede a te, tu sei lì vicino, perché tu l'hai detto: io non vi lascio e non vi abbandono, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Signore, tutte frasi che diventano promesse attive quando mettiamo in azione la nostra fede. Resta con noi, guida ogni mia parola, Signore, fa che l'uomo venga abbassato, ma che tu, il tuo nome, venga sovranamente innalzato. Signore, c'è bisogno del tuo nome, della tua azione, del tuo parlare, rispetto a tanti nostri bei concetti, ma che restano parole molto spesso. Resta con me, resta con noi, ogni cosa nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Signore, grazie per le occasioni che ci dai di essere Amen. Insieme ad ogni fratello che ha bisogno, Amen. Ad ogni sorella che ha bisogno, Amen. Li prendiamo e ci prendiamo insieme per mano e veniamo a te. Alleluia. Amen. Fratello Gabriele, vai avanti, abbiamo 40 minuti, facciamo 20 per uno. Va benissimo, va bene, va bene. Grazie va al benissimo. Signore. Allora, io voglio collegarmi con il fratello Tommaso, cioè l'ultimo versetto di Giovanni, Giovanni 21, 25, che dice: or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se vi scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Io credo fermamente questo. Lui, la Bibbia è quello l'importante, ma c'è qualcosa di glorioso. Che il Signore possa aiutare ciascuno di noi a vivere proprio questa sua realtà. Allora, due domande, l'ho scritto, l'ho messo su Facebook. Io voglio confrontarmi con due domande in questa sera. Ma Dio può fare tutto primo e dopo? E allora il male e la sofferenza da chi vengono? O come sono
come mai sembrano più forti? Allora, spesso sento persone dire, sai che Dio può fare qualsiasi cosa. Di solito viene detto in risposta a qualche evento catastrofico, triste, sfortunato nella vita in cui Dio apparentemente non voleva essere coinvolto. Il significato è triste ma chiaro. Se Dio può fare qualcosa e non è stato coinvolto in questa mia situazione, allora è perché ha uno scopo più grande e misterioso in questa mia perdita. L'atteggiamento misterioso di Dio è il vero problema? Perché c'è un versetto molto triste nell'Antico Testamento che dice questo, Osea 4:6, che mi ricorda e ci ricorda in questo momento, la prima parte, per il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Tante scuole di pensiero, ma conoscenza di chi è veramente il nostro Dio. Allora, voglio iniziare con tre cose che Dio non può fare. Tre cose. Allora, prima cosa, Dio non può mentire. Numeri 23:19 ce lo ricorda e dice questo. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da potersi mentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manterrà la parola? Numeri 23:19. Il secondo versetto è Tito 1:2, capitolo 1, versetto 2, che dice questo. Nella speranza della vita eterna, che Dio, che non può mentire, ha promesso prima che il mondo avesse inizio. Dio non può dichiarare nella vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Quella che ho letto era una traduzione letterale. Che non può mentire, Dio non può mentire. Dio non può dichiarare una cosa e poi agire contrariamente a ciò che ha dichiarato. Questo violerebbe la sua parola, il che significherebbe che non è Dio, perché Dio è verità. Gesù è la via, la verità è la vita. Il Padre è la via, la verità è la vita. La fede è impossibile. Se Dio può mentire o violare la sua parola, se dice che egli ha posto ogni cosa sotto i piedi dell'uomo e ha dato la terra all'uomo, questa è una verità e noi dobbiamo sottometterci ad essa. Lo troviamo scritto nel Salmo 115:16. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. In Genesi, dominio su tutto quello che è mondo animale, mondo vegetale, il dominio dell'uomo. Secondo punto, Dio non può rinnegare se stesso. E l'ultima parte di Secondo Timoteo 2:13 ce lo ricorda, oppure lo possiamo leggere, lo leggiamo tutto quanto. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Che bella realtà! Non può cambiare chi è. Lui è eterno, immutabile, costante. Ha cambiato i suoi rapporti con l'uomo a causa del peccato dell'uomo, ma la sua natura non è mai cambiata e non può cambiare. Giacomo 1:17 ci ricorda questo. Ogni dono buono e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre delle luci, presso il quale non c'è mutamento né ombra di cambiamento. Giacomo 1:17 è bellissimo come versetto o realtà. Solo i buoni doni vengono da Dio. Lo leggiamo. Abbasso un attimo, scusate. E ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Assolutamente quello che Dio dice di essere, lui è. Solo doni buoni vengono da Dio. Il patto della legge includeva le maledizioni dovute al peccato dell'uomo. Il patto di giustizia mediante la fede è basato sulle promesse gloriose. La vera natura di Dio
La vera natura di Dio è rivelata attraverso Gesù. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. La legge del peccato e della morte non è un'immagine del Padre, è un quadro delle conseguenze del rifiuto del Padre. Terzo punto, Dio non può essere tentato dal peccato e dal male. Nessuno, quando leggo da bellissimo questo versetto, Giacomo 1:13, nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male né tenta nessuno. Dio non può essere tentato di fare il male. La parola greca per tentare è la stessa parola usata in altri posti, versetti come provare o testare. Dio non ci mette alla prova con il male. La vita ci mette giornalmente alla prova. Dio ci prepara ci equipaggia per la vittoria. Il male non può venire da Dio. Le conseguenze vengono dalle nostre azioni e dai nostri pensieri, ma le conseguenze non rappresentano la natura di Dio in questo tempo di grazia. Non scordiamoci mai che noi viviamo nel tempo della grazia. Le cose che rubano, uccidono e distruggono non vengono da Dio. È impossibile, non le permette, perché Dio ha permesso ad Adamo di mangiare da ogni albero del giardino, tranne uno. Quale? L'albero della conoscenza del bene e del male. Questa è stata la scelta di Eva e di Adamo. Dio non ha permesso il male che derivava da quella scelta. Adamo, purtroppo, sì. Gli eventi distruttivi sulla terra sono il prodotto del peccato e della scelta dell'uomo, non la scelta di Dio. Viviamo nell'era del patto glorioso fatto tra Dio e Gesù a favore del genere umano. Dobbiamo imparare cosa significa e smettere di incolpare Dio per la sofferenza sulla terra. Allora, seconda domanda: da dove viene la sofferenza? Perché esiste la sofferenza? Perché esiste questa malattia rampante? Perché esiste tutto il male che sembra urlare più forte del bene? Lo dico qui e lo sottolineo: Gesù non permette la sofferenza, l'uomo sì. Dio ha dato il dominio, la terra all'uomo, e l'uomo l'ha data al diavolo attraverso il peccato. Gesù è venuto per salvare gli uomini, non per distruggerli. Non consente né manda disastri naturali o virus distruttivi. Sono il risultato del peccato sulla terra. Ma la cosa bella è che ha autorizzato la Chiesa a resistere alle opere della natura e al nemico. Purtroppo solo una piccola percentuale di credenti crede davvero in questo. La maggior parte crede e ha una visione distorta di Dio, che è Lui quello che regola la sofferenza umana e la tragedia del genere umano. Fratelli e sorelle, amici, amiche, non è il Vangelo. Luca 9,56, lo leggo io senza proiettarlo, dice: perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Questo è l'azione, il motivo della venuta del Signore Gesù. Il cuore di Dio per l'umanità è vita abbondante, non morte e distruzione. Fino a quando non lo capiremo, traviseremo la natura di Dio e faremo di Lui un perpetratore del male e della sofferenza. Non scordiamoci Giovanni 10:10, che dice questo: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Gesù dice: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Padre non giudica nessuno. La sofferenza non è il giudizio di Dio. Il peccato porta la sua propria corruzione, ma la conseguenza del peccato non è il giudizio divino. Giovanni 5:22 dice: il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato ogni giudizio al Figlio. Il giudizio è stato dato a Gesù e solo la sua parola giudicherà nell'ultimo giorno, non prima. Giovanni 12, 47-48 dice: se qualcuno ascolta le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole
a ciò già è giudicato. La parola che ho pronunciato lo giudicherà nell'ultimo giorno. Siamo in un tempo di grazia in cui il peccato non viene imputato all'umanità. Ed è forte quello che sto per dire. I peccatori del giudizio dicono che Dio sta punendo il mondo attraverso il peccato e giudicando. È una bugia. Noi, la Chiesa, abbiamo un messaggio di riconciliazione, non di giudizio. Secondo Corinzi 5,19 dice: infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Dio ha mandato la sua Chiesa in tutto il mondo per proclamare la buona novella della riconciliazione. Non avrebbe senso che Dio portasse distruzione proprio alle persone a cui siamo stati inviati con il Vangelo. Che il Signore possa aiutarci a capire questo passo fondamentale. Io e te abbiamo la verità, siamo nella verità, ma mai parlare orgogliosamente. Quelli che sanno tutto, quelli che sono battezzati con lo Spirito Santo, sempre al di sopra, questo è quello che urta i nervi. La nostra predicazione deve essere la nostra testimonianza, la nostra vita deve essere farcita nell'umiltà del nostro capo assoluto. Abbiamo un capo, il Signore Gesù. Che il Signore possa aiutarmi e aiutarci a far sì che la sua persona gloriosa possa venirsi a manifestare in ogni situazione della nostra vita. Io e te, fratello e sorella, noi siamo dei testimoni reali, non di Geova, noi siamo testimoni della grazia di Dio. Certo, un mondo va scatafascio, ma io e te non possiamo giudicare nessuno. Io e te, anche il peccatore più incallito, dobbiamo avere la forza e possiamo farlo, prenderlo per mano e portarlo in un momento, in uno spazio, dimensione, dove deve sentirsi davanti alla grazia perdonatrice del Signore Gesù. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Mi piace Paolo, che a un certo punto dice: io non mi vergogno dell'Evangelo, perché essa è la potenza di Dio. Dio non calpesta nessuno, Dio rialza tutti. Il figlio, il prodigo, l'esempio lampante, che stava in mezzo ai maiali, che neanche le ghiande poteva usare per cibarsi, mangiare, ma nonostante tutto, a un certo punto, quello che fa lo Spirito Santo, quel glorioso giudizio che lui giustizia, quell'azione gloriosa che solo lui può in questo momento, in questa giornata l'ha fatto e lo sta facendo in questo momento, le persone più lontane, quelle che sembrano più lontane dalla grazia di Dio, sono le persone che possono sentirsi riprendere gloriosamente, con grazia, non con condanna o con fuoco. Assolutamente il fuoco serve a loro per essere raffinato, ma non scordiamoci che io e te, chi ha ricevuto Gesù come personale salvatore, stiamo venendo gloriosamente ad avere questa consapevolezza che in lui siamo sempre più che vincitori. Voglio pregare per te in questo momento, dovunque ti trovi. Non pensare di essere lontano da Dio. Lontano, Dio è lì, a un palmo dalla tua bocca, a un palmo dal tuo cuore. Quello che tu dici, lui ascolta, non è lontano, lui ti ama. Tu prendi le decisioni, tutto quello che, se la tua vita è a rotoli, è andata o sta andando a rotoli, è perché tu hai preso la decisione, tu hai l'autorità. Quello che pensi, fai, quello che ti passa per la testa è quello che stai facendo, non è quello che Dio ha stabilito per te. Dio ha un piano glorioso che si chiama la sua grazia, la sua volontà perfetta. E voglio pregare per te in questo momento, ma ti prego, metti in azione la tua fede, prendi la tua fede, anche se c'è una montagna, anche se c'è una situazione catastrofica finanziariamente parlando, o di depressione, o un figlio che ti sta spezzando il cuore. Io so che il mio Signore funziona sempre. Signore, in questo momento io ti perdonami
per le volte che ho illustrato, ho parlato di te in una maniera che non è secondo la verità. Signore, io ti amo per chi tu sei. Tu sei un padre glorioso. Tu sei colui che ha mandato, ha dato la cosa più bella del cielo, perché tu hai tanto amato il mondo. E noi eravamo le pecore che scappavamo, che correvamo via, che restavamo incagliati, attanagliati nei rovi del peccato. Signore, tu hai dato la vita. Signor Gesù, non ho parole per nel pensare a quello che tu hai fatto per un peccatore come me. Signore, io ti ringrazio e voglio continuare a dire, voglio essere continuamente un apologeta della tua persona, Signore. Tutti dicono, se tutti parlano male di te, io ti amo con tutto il mio cuore, Signore. Io ti benedico, Signor Gesù, per il bene che tu in questo momento stai facendo a tutti coloro che stanno avendo questo mal di cuore, che stanno davanti a questo schermo televisivo e stanno lì rotti, calpestati, feriti. Signore, tu li ami di un amore eterno. E in questo momento, Signore, io ti ringrazio perché possiamo parlare la verità, possiamo dire la verità, possiamo dire e non pensare secondo il pensiero unico, ma pensare con la mente del Cristo, che chi invoca il nome del Signore sarà salvato. Signore, in questo momento ti ringrazio per chi tu sei, ti amo per chi tu sei, voglio servirti per chi tu sei, voglio continuare a dire la verità per chi tu sei. E ti ringrazio nel nome di Gesù, nostro Dio, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie. Grazie Signore e sempre grazie al Signore prima e poi grazie a te pure. Perché se c'è qualcosa che funziona lo dobbiamo sempre, sempre, sempre prima al Signore. Grazie Signore, grazie Signore. Il Signore mi ha messo nel cuore anche un pezzettino, non voglio essere noioso, ma giusto quel tanto necessario che noi abbiamo bisogno, perché ho detto prima, quando noi ci mettiamo tanti insieme, ognuno porta un pezzettino di cibo e ogni cosa poi fa bene al nostro organismo spirituale. Crescere in servitù, cioè la passione che abbiamo bisogno noi cristiani per servire il Signore. Dove c'è la passione è qualcosa di bello. E non ci stanchiamo quando abbiamo la passione. Persone che si impegnano, che hanno la passione per qualche cosa, gli passa la fame, gli passa la sete, gli passa il sonno. Alleluia! Quanto più noi credenti dobbiamo veramente avere una passione per servire il Signore. Ma servire il Signore non vuol dire che andiamo in cielo e gli portiamo il caffè la mattina e gli chiediamo che tipo di cornetto vuole. Servire il Signore o amare il Signore, Gesù ha dato delle indicazioni precise a Pietro. Quando gli chiedeva, mi ami? E Pietro diceva sì. Non gli diceva, vabbè, portami un caffè domani mattina. Diceva, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, cura il mio gregge, in parole diverse. Questa passione dobbiamo avere, la passione è bellissima. Nel 1970 si sposò una mia sorella in Toscana, a Pisa. Tornando mia mamma con la loro macchina, c'era la nebbia, uscirono fuori strada a Busto Arsizio. Successe un incidente, non fu molto grave, ma mia mamma restò paralizzata per 28 anni. Nella caduta della macchina al lato della strada, cadde qualcosa dietro la schiena e si ruppe, si spostarono il quinto e il sesto anello della colonna vertebrale, incise sul midollo e restò paralizzata dal collo in giù. Non si poteva fare niente. In quel genere
di malattia, il 95% non c'era speranza di vita. Così mia mamma fu trasportata nell'ospedale di Busto Arsizio e quando fummo chiamati per andare lì la trovammo con un ferro che entrava nella sua testa e passava dietro con un peso, fu messa in trazione che restò per 95 giorni, 90-95 giorni. Un primario di quell'ospedale, quando incominciò a vedere il risultato che stava ottenendo quel fenomeno, di quel un miracolo che il Signore stava facendo, incominciò a prendere, a mettere a fuoco la sua passione per la sua professione. Tanto che si era affezionato a seguire mia mamma con la passione di dottore che gli era, e nel vedere che nella stessa giornata, qualche giorno prima, era successa la stessa cosa ad un giovane motociclista. Mia mamma non era così giovane. Nel 70, era del 20, aveva, guardiamo un poco, 50 anni. E così era più anziana del giovane che era morto. Questo dottore aveva una passione per servire che era tremendo. Alle 2 la notte si presentava da mia mamma. All'1 la notte lasciava e andava a vedere mia mamma. Ma sto parlando quando non era in servizio, fratello, sorella, ma tu capisci che sto dicendo? Erano altri tempi e credo che chi faceva il dottore lo faceva con passione e spero che ce ne siano ancora. Tanto che quel fenomeno che continuava a migliorare mia mamma, che restò per 28 giorni, doveva restare 90 giorni, ma per 28 giorni non potevano muoverla da com'era. E dopo 28 giorni incominciavano a sollevarla piano piano, ma ci fu un cambiamento perché per 28 giorni non digerì quello che si era mangiato al matrimonio. Era ancora intatto come quando era successo l'incidente. Questo professore, oltre ad andare tutte le notti e il giorno con una cura piena di passione per mia mamma, fece venire 5 specialisti dalla Germania per far verificare il caso, che era un fenomeno particolare. Per lui era un miracolo. E più si appassionava a seguire mia mamma, in un modo speciale, quando incominciarono a fargli la fisioterapia, gli metteva una busta vuota, busta da lettera, nelle dita, ma mia mamma non riusciva a tenere neppure una busta leggera, quelle buste aeree, per metterci dentro la posta. Voglio parlare della passione del servizio. Quel dottore era stato per me un esempio perché vedeva che le cose funzionavano, anche se mia mamma restò 28 anni su una sedia a rotelle, però la sua passione era qualcosa di grande. Noi cristiani, fratelli, dobbiamo avere la passione del servizio perché il nostro Maestro ci parla proprio di questo. Noi non siamo dei professionisti, la vocazione non va in pensione. Tutte queste regole che sono diverse sono puramente umane, ma nella parola del Signore non è così. Crescere in servitù, guardiamo un poco insieme perché mi piace che noi comprendiamo che cosa vuol dire servire il Signore, perché se lo facciamo con passione, noi non ci stanchiamo mai di servire il Signore, soprattutto perché se quel dottore vedeva che era per lui un miracolo, noi che camminiamo col Signore, i miracoli li vediamo veramente ogni giorno. Non dico che dobbiamo andare
alle 2 di notte a visitare qualche fratello, ma dobbiamo applicare la passione che abbiamo per servire il Signore, ma servire il Signore vuol dire servire i fratelli, vuol dire mettersi al servizio di coloro che ci circondano, perché a questo siamo chiamati. Crescere in servitù. Vediamo cosa ci dice la parola del Signore. Leggiamo insieme in Marco 10:45. Cosa ci dice la parola del Signore? Gesù si aspetta la stessa cosa dai suoi seguaci. Leggiamo insieme Marco 10:45. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù si aspetta la stessa cosa dai suoi seguaci. Quando noi professiamo di essere cristiani, dobbiamo tener conto che il nostro leader, il nostro capo, il nostro Signore, il nostro Salvatore, come lo vogliamo chiamare, dobbiamo imparare da Lui. Riscatto. Riscatto all'idea e di la passione, pagare il riscatto, incorpora il pensiero, l'idea che uno che paga il riscatto vuole liberare un altro. Normalmente è così, quando venivano pagati i riscatti di quelli che si facevano questi malviventi, che prelevavano delle persone e poi chiedevano il riscatto per la liberazione. Vuol dire liberare i prigionieri. Per fare questo ci vuole passione, fratelli. Noi non siamo chiamati a predicare l'Evangelo giusto per raccontare. Dobbiamo avere dentro di noi la passione che il Signore liberi quella persona dalla condizione in cui si trova. Guardiamo come ci aiuta la parola del Signore in Marco 14:36. La parola di Dio ci trasporta nella direzione che noi dobbiamo muoverci. Marco 14:36, leggiamolo insieme. Diceva Gesù qui: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. La passione lo aveva trasportato fino nel Getsemani, dove si macina l'olio. Nulla è per caso nella Bibbia. L'olio si macinano le ulive, le ulive devono essere macinate, poi ne esce l'acqua sporca e ne esce l'olio. È simbolico, ma ci serve da sapere questo. Leggiamo ancora nel capitolo 15, verso 34, come il Signore Gesù Cristo era preso da questa passione per continuare a voler vedere prigionieri liberati. Questo deve essere il nostro desiderio, se no facciamo tutto come da professionisti, professionisti ma non professionisti, come degli impiegati per motivi semplicemente umani. Allora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedi la passione di voler pagare il riscatto per liberare una persona, Gesù, dove è arrivato? Noi cristiani dobbiamo sapere questo, perché se non sappiamo questo, fratelli, che cosa sappiamo? Facciamo i venditori ambulanti quando predichiamo l'Evangelo, raccontiamo le storielle, passiamo un po' di tempo giusto per vivere, anziché fare un altro lavoro facciamo questo. Ma noi non ci dobbiamo accontentare di questo, dobbiamo crescere in servitù, cioè dobbiamo servire secondo
quelli che sono i sentimenti di Cristo come cristiani, perché se no perché ci chiamiamo cristiani? La sofferenza di Cristo proveniva dai leader religiosi. Se avessero collaborato con Cristo sarebbe stato più facile, perché avevano il potere religioso e politico. Avevano creato grandi difficoltà per ricevere il messaggio da Dio. Lui aveva questa passione. Coloro che lo circondavano parlavano di Dio, ma erano proprio l'opposto. Non volevano ricevere il messaggio da Dio. Parlavano di Dio, ma non volevano ricevere il messaggio da Dio. Aspetta, ti dico perché. Perché Gesù diceva: tutto quello che io vi dico, non dico niente di mio, io sono collegato col Padre e vi sto dicendo quello che dice Dio. Loro parlavano di Dio, ma non volevano sentire il messaggio da Dio, dato dal Signore Gesù Cristo. Nessuna collaborazione. Ci sarebbe stato solo da scoraggiarsi nell'essere solo contro tutti, e specialmente quelli che parlavano di Dio, che avevano la manutenzione delle cose divine, così dobbiamo dire, manutenzione, perché non avevano più di tanto. Io dico quello che dice il Padre, dice Gesù. Ma Gesù prende la giusta iniziativa. Quale iniziativa prende? Lo abbiamo appena letto. Nel capitolo 10 di Marco, verso 45, la sua iniziativa era quella di pagare il prezzo per salvare. Leggiamolo insieme. Che bello. Pensa, per servire il Signore vuol dire pagare il prezzo per salvare. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il mezzo migliore per salvare è darsi da fare per salvare. Paolo aveva imparato da Gesù, pur non avendolo conosciuto sulla terra. Nell'isola di Malta, chi era che serviva quando uscirono fuori da quella catastrofe con la nave che arrivarono sull'isola? Chi era che serviva? Quando si dovevano asciugare, nessuno prendeva quei sarmenti che c'erano per bruciarli ed asciugarsi. Chi andò a prenderli? Andò a prenderli Paolo, che misteriosamente ne uscì fuori una vipera, e questa vipera era velenosa e si attaccò alla mano e lo morse. E tutti quelli che erano intorno si aspettavano che morisse da un momento all'altro, ma ad un bel momento, attraverso questo servizio, la passione di servire, fratello, la passione di Paolo di servire, si ritrovò con una vipera appesa alla mano. Tutti si aspettavano che fosse morto, ma Dio, attraverso quel servizio, cambiò la scena. Fece cambiare idea a tutti quelli che erano intorno al fuoco nel dire: allora questo non è quello che pensiamo noi, questo è un Dio, perché non lo vediamo morire. E Dio, per mezzo di quel servizio, che non era predicare l'Evangelo, era essere in servizio per la causa di Dio,
noi siamo chiamati a servire con passione. Dio usò quel mezzo della vipera per creare un risveglio sulla città di Malta. Che bello! Vedi, quando noi serviamo con passione, Dio coglie le occasioni e li traduce in azioni potenti perché manifesta la sua gloria attraverso il servizio che noi facciamo. Giuseppe aveva la stessa idea, tanto che dovette confortare i fratelli che gli volevano male. Per lui era servire al meglio Dio e non fare quello che voleva la moglie di Potifar. Altri servizi sì, ma il peccato no. Crescere in servitù, stiamo dicendo. Gesù vuole dire che per servire ci vuole il cuore, ci vuole la passione. Perché se no ci lasciamo trasportare da quelli che ci circondano. Guardiamo un'altra occasione in Luca capitolo 19 verso 10. Dovunque si sposta, Gesù usa la stessa passione. Guardiamo nel capitolo 19 verso 10. Che cosa dice? Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Se lo aggiungiamo a quello che abbiamo letto prima, la stessa mente, qui si trova con Zaccheo, mentre tutti lo vedono da scansarlo, da schivarsene, perché quello è un peccatore, un gabelliere, uno che non è, Gesù porta salvezza in quella casa. Dovunque si sposta usa la stessa passione, va in opposizione. Non vede come vedono gli altri vedevano Zaccheo come uno di non buono. Gesù voleva salvarlo e quando si accorse che era desideroso di essere salvato, lo salvò. Cercare ciò che era perduto. Gesù è venuto per cercare ciò che era perduto. Egli è l'esempio di umiltà e sacrificio di sé, cioè aveva quella predisposizione interna che per lui il sacrificio era la sua passione. Ma fratelli, noi non è che dobbiamo andare sulla croce come è andato Gesù, però ha detto che noi dobbiamo prendere la nostra croce, dobbiamo avere la stessa passione. In Giovanni capitolo 13, verso 14 e 15, guardiamo come la parola del Signore ci aiuta. Sarò breve, non mi dilungo molto, però questo ingrediente lo dobbiamo avere come cristiani, perché se ci manca, allora la nostra vita cristiana non vale niente perché non sentiamo la passione dentro di noi che arde. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Leggiamo il verso prossimo. Gesù non vuole che laviamo i piedi, ma ci sta dando un esempio. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Proprio ora Egli è ancora impegnato per noi. Non si ferma. Gesù non si ferma di fare questo. Ma noi dobbiamo capirle queste cose perché c'è qualcosa che serve a noi, perché noi ci dobbiamo muovere allo stesso modo. Se no che seguaci siamo? Che discepoli se non apprendiamo nulla dal Signore? Egli non si ferma perché nel capitolo 8, verso 34 dei Romani, ci dà un'altra lezione e ci fa capire che quando era sulla terra egli si impegnava per noi, ma non si è fermato più e non si ferma perché Cristo è venuto per salvare. Leggiamo insieme. Chi li condannerà?
Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Le persone ci giudicano, ma Egli non ci condanna, ma intercede, fa richieste a Dio per noi. Questo è l'esempio della riproduzione dei cristiani. Ci deve essere nella Chiesa l'atmosfera di riprodurci come Lui. La gente condanna, Lui salva e non si fermava. Nel cielo cosa fa? Alla destra di Dio intercede per me e per te. Non si è fermato. Continua. Questo è lo spirito cristiano. Leggiamo per la Chiesa che cosa serve, è molto importante. Leggiamo in Efesini capitolo 4, verso 12. C'è una parola meravigliosa che ci aiuta a comprendere che il Signore si aspetta che lo facciamo anche noi. Efesini 4, 12. C'è una parola che vuol dire rattoppare, cucire, mettere insieme. Il nostro ministero, come cristiani, deve essere quello di cucire, di rattoppare, di mettere insieme, assemblare, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Opera del ministero vuol dire... È un'impresa di ogni singolo membro, che veniamo messi insieme, che sotto il nostro capo, Gesù, ci cura come individui e come assemblea, chiesa, suo corpo, per sviluppare le virtù di colui che ci ha chiamati. Siamo chiamati a questo. In 1 Pietro, capitolo 2, verso 9, ci dice proprio questo. Le virtù non sono soltanto parlare un po' del Signore. Le virtù di colui che ci ha chiamato sono ben diverse da come pensiamo noi. 1 Pietro capitolo 2, verso 9. Proprio perché siamo stati scelti dal Signore. Ma voi siete una stirpe eletta. No. 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate, ma non proclamiate che ne parliamo soltanto, la nostra vita deve corrispondere a ciò che proclamiamo, le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Proprio perché siamo stati scelti dal Signore, in 1 Timoteo 5, 21, ci aiuta a comprendere qual è il nostro dovere come credenti. 1 Timoteo 5, 21. Dice, ti comando, ti scongiuro vuol dire ti comando davanti a Dio e a Cristo Gesù e agli eletti, agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Gloria al Signore. Ma sono principi che sono da essere applicati nella vita di ogni credente, non solo i pastori. Dice, ti comando, il cielo controlla ed è testimone, cioè davanti a Dio e davanti a Gesù Cristo. Noi siamo controllati dal cielo ed è testimone. Dobbiamo essere imparziali con tutti nel servire il Signore senza favoritismi. Noi non solo dobbiamo servire il Signore, ma quando serviamo il Signore non dobbiamo fare favoritismi, no? Senza favoritismi. Ci aiuta il fratellastro di Gesù, Giacomo nel capitolo 2, verso 1, che completa questo
filo di ragionamento e ci dà il consiglio esatto che abbiamo bisogno, perché in questo tempo è importante più che mai che noi ci atteniamo a questi principi. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Sì, perché in questo tempo ancora facciamo tanta differenza tra il ricco e il povero e così via. Tra l'amico e come sembra che siamo nell'ambiente politico, nelle chiese. Non deve essere così. Se il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone, così dobbiamo essere noi. Il nostro servizio non deve essere basato su fattori esteriori, quali l'aspetto, la bellezza, la fisionomia di una persona, l'amicizia, la razza, la ricchezza o il ceto sociale. Adoperiamoci al compimento della nostra salvezza con il santo timore di Dio. Il messaggio è crescere in servitù, cioè imparare nell'insieme come servire il Signore. Perché se non lo serviamo così, non vediamo mai risultati nella nostra vita. Se non abbiamo passione di servire il Signore, che si traduce nel servizio a quelli che ci circondano, la nostra vita è una vita sterile. Sai sterile cosa vuol dire? Non vedremo mai figli spirituali. I figli spirituali vengono prodotti dalla nostra passione nel servire Dio, perché quando abbiamo la passione di servire le persone con tutto il cuore, per amore del Signore, lo Spirito Santo non può non far capire che quella persona è amata da noi perché Cristo ci chiama ad amare. E noi glielo diciamo solo come si parla di amore in tanti ambienti, ma è un amore con i denti stretti. Sai, ci sono dei fratelli, delle sorelle. Non è una critica, è una verità che si nota facilmente. Che parlano d'amore, ma stanno con i denti stretti quando lo dicono, come se ti volessero mordere. Sembrano quelle volpi che ti vogliono mordere e ti dicono io ti amo, ma non è così, no. L'amore si esprime come lo ha espresso Gesù. Non è stato compreso dai religiosi, però egli non ha badato a spese per fare la sua scelta e portare il compito a destinazione. E da questo siamo chiamati pure noi. C'è ancora il fratello? Sì. Me lo passi, che così preghiamo insieme, preghiamo anche con te che sei a casa, dovunque ti trovi. Ringraziamo il Signore che la sua parola ci costruisce. Poi noi dobbiamo sapere quei pezzettini che restano nel cuore a dire, beh, lo voglio fare pure io, Signore, voglio fare meglio la tua volontà. Fratello Gabriele, preghiamo insieme, e tu che sei a casa, prega insieme con noi. Ringraziamo il Signore che ci ha dato queste due ore, che molti li desiderano, che sono perseguitati a causa del Vangelo e non lo possono avere, noi lo abbiamo. Ringraziamo Dio che ci dà la possibilità di nutrirci della sua parola, perché il Signore vuole operare, opererà. Noi perseveriamo a fare questo e il Signore sicuramente porterà un grande risveglio personale. Amen. E comunitario. Preghiamo insieme. Signore, Amen. Ti ringraziamo per la bella possibilità che ci hai dato di essere insieme queste due ore, insieme a tutti i fratelli e le sorelle che abbiamo così condiviso la tua parola e abbiamo insieme pregato. Oh, che la tua benedizione si posi in lungo e in largo su tutto il tuo popolo. Invochiamo la tua presenza, Spirito Santo, di influenzare le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere. E mentre noi, Signore, chiudiamo, affidiamo a te, Spirito Santo, di continuare a parlare ad ogni cuore che insieme siamo stati e a quanti ascolteranno
questa registrazione in tutto il mondo, che sia portatrice di buona novella, unta dallo Spirito Santo, e che la tua parola continui a salvare, benedire, innalzare Cristo e compiere segni, prodigi e miracoli, perché la tua parola, quando scende in un cuore sincero, porta dei segni particolari per dimostrare che la parola è divina e che è soprannaturale. Incominciamo a vedere segni che ci dimostrano che c'è la tua presenza nella parola, perché lo Spirito Santo accompagna la tua parola nei cuori di quanti sinceramente ti cercano. E tutti insieme ti ringraziamo, Signore. Amen, amen, amen. Grazie, Signore. Amen. Grazie, Signore. Grazie, fratello Gabriele. Dio ti benedica. Alla prossima. E grazie pure a te, dovunque ti trovi. Dio ti benedica e riversi le sue benedizioni sopra di te. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per il culto di adorazione, ed insieme continuiamo a lodare, benedire e glorificare Dio. Pace, buonanotte, Dio ti benedica.